questa puntata continuiamo ad approfondire quanto realmente il lavoro su noi stessi agisca sulle strutture stesse della nostra individualità, sulle strutture consce e inconsce di noi stessi e come l'azione di lavoro su di sé davvero porti a un cambiamento radicale, a un'evoluzione radicale della nostra vita. Lo facciamo con l'approfondimento di un altro concetto di Carl Gustav Jung. Nella precedente puntata abbiamo visto il grande, il macro, il super concetto di principio di individuazione. Come dicevo, questo concetto possiamo racchiuderlo all'interno del principio di individuazione e anzi penso che sia uno strumento molto illuminante, geniale, lo trovo veramente geniale, questa intuizione, questa scoperta da parte di Carl Gustav Jung. Parlavamo infatti ieri della funzione della malattia come dell'indicatore che ti fa capire, ti fa comprendere che c'è una situazione che non funziona, cioè che tu sei in una fase ancora di disgregazione, di separazione, di disordine e che ti spinge questo stesso indicatore, la malattia o la crisi, come abbiamo detto, verso la direzione della tua individuazione, verso la direzione necessaria del tuo ordine, della tua integrazione. Questo concetto è proprio uno strumento dell'inconscio stesso, ci dice Jung, che ha proprio la finalità di ancora di più farti comprendere che c'è qualcosa che non sta funzionando. È una sorta di meccanismo di autoregolazione dell'inconscio, di riequilibrio, è una sorta di termostato dell'inconscio che agisce per ripristinare un equilibrio, cioè per farti ritornare o farti capire che devi ritornare o devi andare nella direzione della tua individuazione, del tuo inconscio. Si chiama enantiodromia, un termine difficilissimo, io ci ho messo qualche mese per riuscire ad articolarlo in modo corretto, ecco, tra le qualità di Jung, diciamo quella del ricercare comunque termini che siano esatti ci porta a volte, ahi noi, a dover riesaminare, anzi approfondire questi concetti stessi perché sono non certo intuitivi, ecco, ma siamo qui per questo. Enantiodromia dell'inconscio, in realtà è una parola, come ti dicevo, molto esatta e quando inizi a familiarizzare con essa, certo non la troverai in una canzone di Cesare Cremonini. Enantiodromia dell'inconscio, non credo che canterà qualcosa sulla sua Vespa 50, scusate la digressione inutile. Che cosa significa enantiodromia innanzitutto? Enantios è il termine che viene da due termini greci che significano uno enantios e l'altro dromos, enantiodromia, cioè enantios dromos. Enantios significa opposto. Dromos significa corsa, quindi enantiodromia significa corsa in direzione opposta. E è dell'inconscio, quindi dobbiamo chiederci qual è la direzione opposta verso cui va l'inconscio rispetto a quale direzione. Ed ecco che ti ho schematizzato quello che è questo percorso della corsa in direzione opposta da parte dell'inconscio. Attenzione, questo è il primo pezzo. Qui vediamo come questa enantiodromia agisce dal punto di vista conscio, come la vediamo dal punto di vista conscio e come vediamo subito questa enantiodromia ha degli effetti piuttosto spiacevoli rispetto alla nostra prospettiva conscia. Jung ci dice che se la mia vita conscia va in una direzione che è o fuori o opposta a quella direzione inconscia che è la necessità di individuazione del mio inconscio, ecco che l'inconscio stesso attua una controazione che va proprio in modo opposto, corre nella direzione opposta di quella che è la tua attuale situazione,
quello che è il tuo attuale percorso. Jung dice conscio, ma aggiungiamo anche inconscio ai noi. Cioè può essere che vi è una direzione di cui tu non sei consapevole completamente. Inconscio nel senso che non hai la consapevolezza di stare andando contro contro la strada della tua individuazione. Non è detto che tu volontariamente voglia andare contro la direzione della tua individuazione. Può essere che tu lo stia facendo a livello inconscio, inconsapevole. Perché? Perché? E perché è l'inconscio stesso? Perché l'inconscio è un territorio molto più vasto di quello che siamo abituati a considerare rispetto al conscio. Dal nostro punto di vista diremmo ci sono differenti programmi, i programmi più profondi, questo è l'aspetto determinante. La mia struttura più profonda inconscia ha quell'impulso. Ecco perché secondo me è molto più logico e razionale parlare di enantrodomia del superconscio, perché è la direzione spirituale che mi dice che non sto andando nella direzione giusta. Perché invece in questo caso dobbiamo ipotizzare più strati in azione dell'inconscio contemporaneamente, che possiamo fare tranquillamente, anche perché, come dicevo, è stato mappato l'inconscio ed è un territorio molto più vasto, addirittura transpersonale, rispetto a quello che siamo anche abituati a considerare a livello, diciamo, banalmente freudiano. E quindi è possibile, assolutamente plausibile, ipotizzare che l'inconscio stesso sia attraversato da energie differenti, che sono anche ognuna che va in direzione differente. Quindi che sia anche l'inconscio stesso, quindi una parte del mio inconscio, diciamo, le mie credenze, i miei condizionamenti, le influenze esterne, l'ambiente sociale in cui sono creato, che ha innestato in me, implementato in me quei programmi che vanno in una certa direzione, che magari sono programmi che vanno in direzione opposta rispetto a quello che invece è la profondità stessa dell'inconscio, laddove si trova quei programmi fondamentali, fondativi, strutturali, sistema operativo, ecco, per usare una metafora informatica, che invece mi spingono necessariamente in quella direzione, la direzione della mia individuazione. Jung fa l'esempio molto bello dell'artista. Dice: se una persona deve diventare un pittore. Se nella sua vita, per una ragione o per l'altra, smette di dipingere o segue una strada completamente diversa da quella della pittura, necessariamente dovrà ritornare lì a dipingere. E se non lo farà, ecco che interverrà la malattia. Perché? Perché il suo inconscio enantiodromicamente attiverà le sue azioni di riequilibrio. Ed ecco che allora torniamo allo schema dell'azione opposta, della contrapposizione dell'inconscio. L'inconscio agisce in direzione opposta contro la tua direzione, provocandoti anche la malattia, la crisi, la nevrosi e tutti gli altri stati di squilibrio, non perché va contro di te, ma perché va verso di te, perché ti dice: tu sei in squilibrio, se continui qui ti disgreghi, se continui in quella strada tu finirai per perdere la tua possibilità di realizzare te stesso. E allora ecco che ti porto questa crisi, ti faccio identificare il tuo problema in maniera molto chiara, molto chiara. Devi tornare sulla strada della tua realizzazione. E ecco allora spiegato il perché può essere conscia l'azione o inconscia. Perché, per esempio, io non voglio diventare pittore perché mi annoia, o perché è troppo faticoso, o perché non ho voglia di imparare. Voglio fare qualcosa di più comodo. E l'antiodromia agisce comunque in quella direzione. Ma magari invece io vorrei fare il pittore, ma mio padre mi ha detto che fare il pittore non mi farà mai guadagnare dei soldi. E tutte le persone che sono intorno a me mi dicevano che io non valgo niente come pittore. Il mio insegnante di arte mi diceva che erano un incapace a dipingere. Quindi ho inglobato dentro di me, ho innestato dei programmi inconsci autosabotanti. Ma c'è qualcosa di più profondo a livello inconscio che mi dice che invece io devo tornare lì, e quindi l'azione dell'enantiodromia sarà ugualmente, anche se io non ho consapevolezza di stare andando contro la mia direzione, sarà
necessariamente questa avrà necessariamente la stessa funzione. Ecco perché mi sembra più, come posso dire, funzionale, efficace, più semplice che questa azione provenga dallo spirito, perché le strutture subconsce, e nella maggior parte dei casi è questo di cui si tratta, noi andiamo, non sappiamo, come dicevamo in precedenza, neppure chi siamo, non sappiamo neppure che siamo, ma abbiamo dei programmi che abbiamo ereditato, che abbiamo implementato a nostra volta, nella nostra vita biografica, o per eredità, per influenze, per condizionamenti, abbiamo credenze, abbiamo emozioni, abbiamo strutture di realtà che ci modellano, ci plasmano, noi siamo questo, non veniamo, non siamo una tabula rasa, arriviamo nel mondo con dei programmi. Quindi non possiamo, e siccome sono programmi inconsci, possiamo, nella maggior parte dei casi è così, neppure sapere minimamente che la nostra direzione è quella di diventare pittori. Ecco perché mi pare più efficace che l'emergenza, l'enantiodromia, quindi quella spia rossa, come dicevamo nella precedente puntata, provenga da fuori, da un'altra parte, dalla parte spirituale. Ma ripeto, è irrilevante da questo punto di vista. Che siamo spirituali o puramente psichici, le cose non cambiano. L'inconscio manifesta un'azione in contraria a quella della direzione conscia o inconscia e produce crisi o malattia non perché mi vuole disgregare, ma perché vuole ripristinare un equilibrio. Questa infatti è la prospettiva conscia. Andiamo a vedere la prospettiva inconscia. Ed eccolo qui il punto di vista dell'inconscio. L'inconscio va in una direzione. Siamo d'accordo, siamo intesi su che cosa significa la direzione dell'inconscio, la struttura più profonda, il sistema operativo del nostro inconscio va nella direzione dell'individuazione. Ecco che l'azione invece del conscio va contro quella direzione o dei programmi inconsci altri. È questa azione che va nella direzione, perché se noi lasciamo libero di fluire l'inconscio, questo lo dice proprio Jung, terapia, dice Jung, è anche lasciar, anzi è soprattutto lasciar fluire liberamente l'inconscio, lasciarlo fluire liberamente e manifestare la sua necessità di individuazione. Ma è l'inconscio che procede nella direzione corretta e dal punto di vista dell'inconscio è il conscio o altre strutture inconsce ma differenti dal sistema operativo inconscio stesso che vanno nella direzione contraria. E allora ecco che l'inconscio raddoppia la sua forza per riportare nell'equilibrio. La malattia, quindi, da questo punto di vista, non è generata dall'inconscio, ma dalla reazione dell'inconscio a qualcosa che non appartiene all'inconscio, nella sua direzione libera, nella libertà di fluire nella direzione della sua individuazione. E come puoi notare, ho aggiunto questo perché se l'inconscio ha aggiunto altri livelli di azione dell'inconscio, perché se altresì in questo schema l'inconscio va in questa direzione, il conscio si contrappone ad esso, raddoppia le forze l'inconscio per riportarlo nella direzione, ma se a sua volta il conscio insiste, ecco che l'inconscio triplicherà la sua azione, incrementerà ulteriormente, aggraverà gli effetti della sua azione, ma non per farti del male, per riportarti nella tua direzione necessaria della tua individuazione e così via. Ecco perché è importante il lavoro su noi stessi, perché soltanto attraverso il lavoro su noi stessi, su quel percorso di esplorazione, di azione su di noi, nella scoperta, attraverso la scoperta di ciò che è oltre e altro rispetto unicamente alla oggettività della nostra cultura, diciamo, a quello che sono i quelli che sono i dati evidenti della nostra educazione, quindi al percorso che ci viene stabilito, che ci viene obbligatoriamente implementato da quando veniamo in questo mondo e iniziamo il nostro percorso. Ecco perché è così importante entrare in se stessi,
Ecco perché è così importante chiudere le porte dell'esterno ed entrare, aprire le porte nell'interno. Il lavoro che la nostra cultura, la nostra società non ci insegna a fare è quello di capire che questa parte qua che determina la nostra esistenza, che è il nostro inconscio, è il lavoro sul nostro inconscio che determina la nostra esistenza. Non soltanto come manifestazione così, diciamo, un po' hollywoodiana, di stati mentali agitati o di nevrosi come forme o follie, no? Come sorta di forme di espressione artistica. No! La necessità del lavoro su noi stessi, la necessità di scoprire la nostra vera profondità, la nostra vera individualità, ciò che veramente siamo, che è un percorso di libertà, perché ci libera dalle prigioni, delle costrizioni, della nostra infelicità, che è dentro noi stessi, che è principalmente dentro noi stessi. Certo che è dentro noi stessi, e qui ancora insisto sull'individualismo junghiano, che non è assolutamente qualcosa di egoistico, è anche dell'individualismo del lavoro che noi facciamo su noi stessi. La necessità di lavorare su noi stessi cambia il mondo. Soltanto un individuo in equilibrio può creare un mondo in equilibrio. Non c'è altra strada, non c'è altra strada, non c'è altra, ci può essere soltanto costrizione in alternativa. Possiamo crederci per un po', possiamo essere convinti, possiamo urlare, pretendere, ma non cambierà, perché se non è qui che troviamo la direzione della nostra realizzazione, se non cancelliamo questa azione che noi stessi, volenti o nolenti, contrapponiamo a noi stessi e non lasciamo liberamente fluire la nostra individuazione, non cambieremo niente. Faremo una gran fatica, lotteremo, soffriremo, ma non cambieremo. Invece in questa prospettiva possiamo soffrire, anzi, come abbiamo visto, ognuno ha la sua croce da portare. La sofferenza è, in questa prospettiva, sia una necessità, ma una necessità che mi indica una libertà. È una prospettiva costruttiva della sofferenza. Davvero, in questo senso, la sofferenza è un bene, perché è l'unica possibilità che abbiamo per capire la vera direzione. Ma quella direzione la dobbiamo imboccare, non dobbiamo perdere l'occasione. Non dobbiamo perdere l'occasione di lavorare su noi stessi, ancora una volta, per cambiare noi stessi e cambiare il mondo.